Ma la soddisfazione per la partita che abbiamo fatto dopo sabato c'è. È logico che è arrivato al 90esimo, dopo una gara, dopo essere rimasti in 10, ti rimane il rammarico, ma sono contento della prestazione che la squadra ha fatto e quindi oggi c'è più soddisfazione. È logico che l'amarezza per il gol preso all'ultimo c'è, però poco da rimproverare da quel punto di vista. Soddisfatto. Secondo me, ma la squadra ha fatto una partita molto attenta, molto equilibrata. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Luca ha fatto un'ottima partita, l'avevo visto bene in settimana. Ma non è che neanche la Cremonese ci ha creato grossi problemi. Quindi la partita è stata, da quel punto di vista lì, più bloccata. Sono contento della prestazione anche in attacco. Ripeto, quella di sabato è stata una lezione che non ti aspetti, quindi per passare a crescere migliorare quello devi fare. Oggi la squadra è stata molto più equilibrata e ha fatto una buona partita e sicuramente c'è quello, però io sono contento della prestazione fatta. Con Ma molto quando equilibrio la squadra si è mossa, con molta intelligenza, è quello che avevo chiesto ed è stato fatto e questo già è importante, vuol dire che la squadra capisce, recepisce, è pronta al dialogo come sempre. Sono soddisfatto. sì, sono stati molto importanti, sono entrati molto bene, hanno dato vivacità, hanno dato profondità, Buonaiuto è stato molto bravo ad andare a cercare sempre uno contro uno, ha saltato l'uomo e quello quindi ci ha permesso di tenere sempre la Reggiana nella loro metà campo. Sembrava una partita stregata, invece prendiamo questo aspetto positivo, che abbiamo riusciti a pareggiare al 43esimo, la squadra ha cercato di portare a termine questo risultato e l'ha trovato. Pensiamo che sia stata la svolta, se questo dobbiamo prendere la cosa positiva, speriamo che sia stata la svolta. Abbiamo provato delle cose, situazioni, oggi ci eravamo messi a zona, tutto sommato loro sono stati bravi, sono andati in terzo tempo e quindi sono stati bravi. Molte volte, tutte le volte che fai delle esercitazioni e ripeti, poi nella testa gli viene questa situazione. Però bisogna lavorarci, ci lavoreremo ancora sta settimana per cercare di migliorare.